calciatori di fama mondiale, campioni, provengono da situazioni di povertà. Ce ne sono stati tantissimi che si sono allenati magari dinanzi alle favelas brasiliane, in Africa, senza scarpe, senza nulla, su un terreno sabbioso, senza un campo da calcio, eppure sono diventati dei campioni. Gioca la mentalità in quel caso. Gioca due fattori: avere fame sul serio, e quindi avere fame sul serio ti porta ad avere fame di risultati, fame di fare soldi, fame di essere qualcuno. Avere la passione per quel tipo di hobby, per quel tipo di sport, per il lavoro che fai. Non fare il lavoro tanto per farlo, ma fare il lavoro perché lo ami. Questo è il maggior fattore che ci porta a produrre più soldi. Vedi, noi nasciamo potenzialmente tutti uguali. Alla nascita abbiamo tutte le stesse potenzialità, ma c'è una differenza, che nel corso degli anni, nel corso della crescita, c'è chi mette in atto quelle potenzialità per raggiungere degli obiettivi ben mirati. C'è chi invece non mette in atto quelle potenzialità, cioè quell'intelligenza non la sfrutta per emergere, ma ci vive di quotidianità, desideriamo accampare. Questa è la differenza. Non perché chi arriva al successo ha un'intelligenza superiore. No, sfrutta quell'intelligenza in maniera differente. E l'allena anche. L'allena con la mentalità, no? Con il piacere di diventare ed essere qualcuno, per emergere in ambito privato, personale, in ambito lavorativo. Questa è la differenza. La forza della mentalità che ci rende forti, produttivi in tutti i sensi. Se ancora non mi conosci, mi presento, sono Sonia Petrone. Sonia Petrone, non sono effettivamente Sonia Petrone. Io Sonia Petrone lo sono perché è il mio nome e il mio cognome che mi hanno dato i miei genitori, che mi sono ritrovata addosso, che non mi sono scelta. Io sono un corpo con un organismo che vive dentro, che si muove, che è fatto di organi. Gli organi funzionano nella stessa maniera all'interno di ognuno di noi. E ogni nostro corpo non è mai fermo, è sempre in continuo movimento, anche quando si muore. Il corpo si muove, altrimenti non si trasformerebbe in scheletro. Succedono quindi dei movimenti, delle sinergie, delle energie dentro di noi che non ci fanno mai stare fermi. Allora, sfruttiamo questi movimenti, queste energie, per allenare la mente, perché se alleniamo la mente abbiamo la forza di essere produttivi. Quindi sfruttiamo queste energie per fare il salto di qualità, per emergere. E fare il salto di qualità non vuol dire avere migliaia e migliaia di euro, ma vuol dire avere il giusto, quello che tu ritieni giusto per essere felice, che può essere 100 euro, 1000 euro, 1 milione di euro, ma la felicità te la scegli tu, l'obiettivo te lo scegli tu, piccolo, medio, grande che sia, perché sai che quell'obiettivo ti porta ad uno stato di felicità e quello deve essere il tuo successo. E il movimento che avviene all'interno del tuo corpo lo devi saper proiettare, guidare per raggiungere questo tuo obiettivo. L'essere prigionieri dei nostri schemi mentali ci portano a credere che noi non possiamo dare di più di quello che abbiamo già dato. Possiamo essere sempre di più, possiamo raggiungere sempre più obiettivi. L'obiettivo non è uno, gli obiettivi sono infiniti, e quando si raggiunge un obiettivo non si è mai ad una fase finale di arrivo, ma si è sempre ad una fase di partenza o ripartenza per raggiungere altri obiettivi. Ed ecco perché non bisogna mai accontentarsi. L'accontentarsi è un verbo che fa parte di quei schemi mentali, da cui noi dobbiamo allontanarci, da questo verbo. Chi lo ha detto che bisogna accontentarsi nella vita? Quale legge dice che bisogna accontentarsi nella vita?
non ci si accontenta nella vita. Accontentarsi vuol dire restare fermi, vuol dire essere apatici, vuol dire non avere più stimoli, vuol dire non studiare più, non imparare, perché si pensa di essere ormai già arrivati. Sonia Petrone, da 35 anni mi occupo di vendita, da 12 anni di vendita del settore farmaceutico, da 8 anni studio discipline in ambito crescita personale, mentalità, marketing, vendita, business e comunicazione. Discipline che ho messo al mio servizio per la mia vita privata e la mia vita lavorativa. Sono stata un centimetro da baratro perché ho sofferto, sono stata affetta da attacchi di panico, paure ed ansie. Se ti interessano questi argomenti e quindi vuoi emergere anche tu, vuoi allenare la tua mentalità, devi iscriverti al mio canale. Sei nel posto giusto, attiva la campanella, fai il passaparola, ampliamo questa community al femminile, non disdegnando gli uomini, non disdegno voi amici uomini che mi state seguendo, perché queste tematiche interessano anche voi, faranno emergere anche voi se mai aveste una mentalità ferma, piatta. Oggi non ci possiamo più permettere di non allenare la mente, la mentalità, non ce lo possiamo più permettere. Io sono una donna che ti parla di pancia e che quando deve trasmetterti un messaggio per farti smuovere, te lo trasmette di pancia, anche apparendo aggressiva, perché voglio che questo messaggio ti entri nella testa. Allenare la mentalità, e sei sul canale giusto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, baci, abbracci.